Ciao a tutti, sono Andrea Antonini, executive chef del ristorante Imago dell'Hotel Acerer a Roma. Ci troviamo qui in questa magnifica giornata, benvenuti. Oggi parliamo di pasta, è un argomento che ci sta molto a cuore, ne parliamo in modo differente. Andiamo ad utilizzare una pasta stampata in 3D e abbiamo scelto in particolare due formati che ci hanno ispirato per due differenti ricette. Una è una ricetta classica che tutti conosciamo e andremo a vedere come noi l'abbiamo interpretata, mentre un'altra è un formato che ha riadattato una nostra ricetta che abbiamo in carta da parecchio tempo. Una è una pasta aglio, olio e peperoncino, mentre un'altra è la nostra ricetta che è ricci di mare, pecorino e mentuccia. Andiamo ad utilizzare questo prodotto che è una piccola opera di artigianato digitale, una pasta stampata in 3D, che però ha una sua forma, è un nido. Non può andare in padella, quindi non possiamo andare ad estrarre il suo amido. Dobbiamo per l'appunto girarci intorno. Iniziamo dall'aglio, olio e peperoncino, che è un qualcosa di, definiamolo quasi sentimentale, perché fa parte un po' di tutti noi, fa parte della nostra tradizione, della nostra cultura. La prima cosa da cui siamo partiti è l'aglio. Come possiamo rendere elegante l'aglio? Prendiamo l'aglio, andiamo a pulirlo, lo priviamo dell'anima, della radice interna, quindi della parte più indigesta, quella che può darci fastidio. Pulito l'aglio, andremo a fare un processo di sbianchitura, cioè inseriremo l'aglio all'interno di un pentolino con del latte, non molto, poco latte, che porteremo a bollore, partendo da freddo. Questo processo verrà replicato per 4 volte, facendo in modo da levare per l'appunto, o quantomeno andare ad addolcire, la parte più indigesta dell'aglio. Questo si ispira alla tecnica francese della crema d'aglio dolce. Una volta sbollentato 4 volte l'aglio, andremo ad inserire quello che è il secondo elemento fondamentale della pasta aglio, olio e peperoncino, per l'appunto l'olio. Andremo quindi ad emulsionare l'aglio sbollentato nel latte con l'olio extravergine di oliva. Quello che si ottiene è una crema, un'emulsione legata grazie alla parte enzimatica dell'aglio priva di proteine, con una consistenza simile ad una maionese blanda. Il prossimo passaggio è semplicissimo. A me personalmente nel mio aglio, olio e peperoncino piace metterci il pan grattato. In questo caso non lo utilizzeremo grattato, ma lo utilizzeremo sotto forma di brunoise, leggermente tostata con un pochino di olio all'aglio. L'ultima cosa che manca è il peperoncino. Non andiamo ad inserirlo nelle preparazioni che abbiamo appena descritto per evitare di renderlo invadente, magari a qualcuno può non piacere. Andiamo quindi a tagliarlo con un taglio classico di petit brunoise da poter poi adagiare sopra il nido di pasta. Adesso caliamo la pasta in acqua leggermente salata. Questa pasta in particolare ha bisogno di 7 minuti di cottura e non ha bisogno di una mantecatura successiva. Trascorso il tempo di cottura andiamo a scolarla e ad asciugarla in modo da evitare liquidi in eccesso che poi saranno scomodi sul piatto. Procederemo quindi a condirla. Andiamo adesso ad inserire la nostra crema d'aglio. Procederemo con i cubettini di pane che abbiamo precedentemente tostato per avere anche una parte croccante. La brunoise di peperoncino dolce. Una volta fatto questo, selezioneremo delle piccole cime di prezzemolo, che comunque è un ingrediente che va nella classica aglio, olio e peperoncino. Ultimo tocco estetico al piatto, andiamo ad utilizzare due polveri, una appunto di peperoncino dolce e un'altra ottenuta dai gambi del prezzemolo. Andiamo ad adagiare il nostro nido di pasta 3D al centro della porcellana. Chiudiamo la ricetta andando ad utilizzare due oli differenti fatti da noi qui al ristorante, un olio al peperoncino ed un olio al prezzemolo, per dare anche un tocco di colore al piatto. Quella che all'Imago è una ricetta presente sin dal primo menù, lo spaghetto ai ricci di mare affumicati, pecorino e mentuccia. In questo caso però non utilizzeremo uno spaghetto come nella nostra ricetta classica del ristorante, ma utilizzeremo un formato di pasta stampato in 3D a forma di riccio di mare. Iniziamo con una salsa di pecorino ottenuta con acqua e pecorino grattugiato. Noi qui al ristorante la otteniamo con degli strumenti tecnici particolari, ma a casa potete ottenerla tranquillamente utilizzando la tecnica del bagnomaria. Utilizzeremo anche dei ricci di mare per l'appunto, in due formati. Formato fresco, quindi delle gonadi estratte direttamente dal frutto, e una crema di ricci di mare affumicata.
Come si ottiene una salsa di ricci di mare affumicato? È abbastanza semplice. Prendiamo dei ricci di mare, li apriamo e abbiamo due metodi. O metterli sulla brace aperti, una brace spenta, non troppo forte, altrimenti rischieremo di cuocerli. Oppure, se lo abbiamo in casa, utilizzare un affumicatore. Una volta affumicati, li assaggiamo e se ci piace il gusto andiamo semplicemente a frullarli, ottenendo una salsa liscia. Caliamo dunque la nostra pasta, che ha all'incirca 13 minuti di cottura e anche in questo caso non ha una mantecatura. La scoliamo e procediamo quindi a farcirla. Andiamo ad inserire prima la nostra crema di pecorino con l'aiuto di un sac à poche. Successivamente inseriremo le gonadi di riccio fresche che abbiamo selezionato e chiuderemo poi con qualche foglia di mentuccia fresca. Chiudiamo il tutto con la nostra crema di ricci affumicati. Con questo esperimento di oggi, oltre ad avervi fatto conoscere due formati di pasta nuovi, spero anche di avervi dato qualche spunto tecnico per lavorare meglio sulle vostre preparazioni a casa. Un saluto agli amici di Italia Squisita da Andrea Antonini, Imago Roma, vi aspetto alla prossima!